Quale può fare da Francia? Come vuoi? Ma lo saprà fare lui? Io gliela avvio. Avvio perché è pericoloso. Ma come fai dalle storie su Instagram? Live? Sì. No, perché l'altro giorno ho fatto una live sull'alimentazione antinfiammatoria. L'ho visto? Ho avuto molte domande a... Sono in diretta. Oggi uno dice, non so, gli uomini che si vedono adesso sono Leonardo, si girano in 18. Buongiorno a tutti ragazzi, qui da Capelli Intelligenti, eh. Buongiorno, ciao. Ciao ragazzi, buongiorno agli amici di Instagram. Un saluto al presidente, un saluto alla top Lady Blu. Siamo con il mitico dottor Ferruccio, il mitico, il numero uno, è l'uomo che ha ridato vita alla natura. No, che non ha, attenzione, che non ha rotto più coglione alla natura. Capito? Ciao Salva, ciao Nazarino, ciao Maria, ciao Rosanna, ciao gli amici di Instagram. Sei il profeta, allora, sull'alimentazione con il mitico dottor Ferruccio, il dottor Balducci. No, non mi senti male prima. Ciao Salva, come stai? Ciao Alessandra. Siamo qui, allora, però tu mi potresti, cioè, ci potresti dire qualcosina magari di buono anche oggi? Senza essere proprio categorico, cioè senza eliminare, capito? C'è una salsiccina con quella l'altro giorno, no, questa è straordinaria, cotta nel vino con la cipolla è straordinaria. Ho detto, ma lo sai che non mi ricordo neanche più il sapore della salsiccia. No, non mi manca. No, mi sono messo in collare, ma non mi è mai mancato. Ma veramente? No, ma io non l'avevo vista la salsiccia, ma guarda, è una roba incredibile, Fede. Casomai manca il pesce, no. Il sapore del pesce. Ascoltami. Pesce crudo, sì, pesce crudo. Ma allora sei te che mangiò la trota uscita dal lago, quella lì? Di lei. Sì, senza neanche metterla dentro la... Allora eri te, allora non era di cenere. Passavo per correre. No, ragazzi, sta parlando, buongiorno a tutti. Sta parlando in dialetto, diglielo. Si sta parlando in dialetto. Capire. Ciao Alessandro, ciao Gemma, si guarda il dottor Balducci. È vegetariano da 6 anni. Sì, vabbè, però sei anche uno studioso importante, certo, in questo settore, quindi allora non è che lui consiglia, no? Poi secondo studi e... però ognuno si deve trovare la misura per il proprio, no? Per il proprio fisico, per il proprio modo di vivere, no? Quindi si diceva che l'unica cosa che dice il dottor Balducci, dice non mangiate cadaveri. Cadaveri sono quegli animali praticamente morti. Ecco, aspetta, c'è il grande Salva, attenzione, dice, perché no, Salva il numero uno, dice, per problematiche di capelli, anche mangiare zenzero, radice di cren, non c'è scritto, non ci vede, cren, omega 3, sì. E tutti quei cibi che stimolano la microcircolazione. Certo, allora, rispondi te, guarda, ti risponde Salva, faccio rispondere, aiutano, lui dice aiutano. No, sicuramente, allora, la base... Chiaramente c'è ecco, parliamo di fra capelli e alimentazione, cioè, visto che Salva ha proposto questa idea. I problemi sono di solito sono legati unghie, capelli e pelle, ok? Quindi la base, anche se c'è una, appunto, la base è molto genetica, ormonale principalmente, nell'uomo soprattutto, ma anche nella donna. L'uomo, per esempio, si sa che quando c'ha tanto testosterone, per caratteristiche genetiche è più portato ad avere calvizie. Quindi tu sei più te ti senti un uomo un uomo vero. Però in teoria no, è teorico, però il testosterone che si trasforma nella forma più attiva. Senti Salva, ascolta. A livello prostatico, della forma più attiva di testosterone può determinare una diciamo caduta eccessiva di capelli e così. Capito? È per quello, perché quando fanno il trapianto, da dove li prendono i bulbi? Nella zona senza memoria. Dove non ci sono... Si chiamano capelli senza memoria. Gli ormoni, diciamo, gli enzimi
che trasformano il testosterone nella forma più attiva, perché quella la forma di idrotestosterone fa cadere in di idrotestosterone. E questi sono capelli che non si ricordano di cadere, in gergo, no? Si parlano, quindi che non hanno memoria, ecco perché vengono utilizzati per fare l'innesto nella parte con memoria. Esatto. Salva dice: alcuni miei clienti assumono Propecia, cosa ne pensa? Cosa potrei consigliare? No, questo allora, è un grande, allora, questa è una grande domanda, grande allora, Salva. Sentiamo il dottor Salva. La cosa fondamentale è, a prescindere, cioè dato per scontato che ognuno di noi ha la propria genetica, ok? Bisogna avere un'alimentazione molto ricca di vitamine e minerali fin dalla nascita, quindi però, frutta e verdura, prima di tutto. Poi cereali integrali, che comunque contengono queste vitamine e minerali, e soprattutto, come diceva Salvatore, tanti omega 3. Omega 3 significa principalmente del pesce, cioè l'EPA e il DHA, perché sono soprattutto l'EPA, uno dei due acidi grassi, è fortemente antinfiammatorio. Ecco, e spieghiamo come sono strutturati gli omega 3. Gli omega 3 sono praticamente delle catene di da 10 a più atomi di carbonio. A media e corta catena, lunga catena, che praticamente hanno dei doppi legami tra un atomo e un altro. E gli omega 3 hanno appunto un doppio legame tra i due atomi, quindi tra il terzo atomo di uno carbonio. Antiossidante, dove si possa legare? È uno più che antiossidante, no, non è antiossidante, l'acido grasso. L'EPA è una sostanza che va a bloccare la cascata infiammatoria che parte dall'acido arachidonico di membrana delle cellule. Quando c'è troppa infiammazione, una delle cose che succede è la debolezza delle unghie, dei capelli e la secchezza della pelle. E per questo viene considerato il miglio, no? Quindi, perché gli omega 3, omega 6, omega 9 si trovano nella frutta secca. Quindi se dovessi fare una cura anticalvizie, no? Io per esempio in alcuni casi, non per la calvizie perché ormai ero andato, ma in alcuni casi per lo sport principalmente io assumevo 12 capsule di omega 3 al giorno. 12? 12. Perché 12? Quasi 3 grammi di omega 3. Perché, capito Salva? Perché questo potrebbe essere utile. Ti dà una potenza, ti cambia l'energia. Perché è antinfiammatorio, è una cosa eccezionale. Ci sono degli studi fatti sulle squadre di professionistiche di football americano, nuoto, incredibili, che partecipavano proprio alla squadra di nuoto. Quindi ecco, discorso di mi dice il blocco dell'enzima alfa riduttasi. Va bene, quello, quindi come quello, vai a quello, lavorare sia con la Propecia, con la finasteride. Il problema della finasteride è che a un milligrammo con la Serenoa lo fai in maniera, quindi io nelle mie formulazioni uso Serenoa e Pigeon, certo. Quindi Salva, capito, una lozione a base di Serenoa all'equivalente. Cercare di avere un'alimentazione antinfiammatoria, ridurre il più possibile le proteine animali, perché le proteine sono quelle che abbiamo in eccesso rispetto al nostro fabbisogno. È chiaro che se te fai palestra tutti i giorni... Ciao Simo, buongiorno, buongiorno a te, come stai? Ma se no quelli mi vengono a dire, ma le proteine nell'alimentazione... Che problema c'hai a mangiare? A chiedere troppo. Se volete fate una domanda al dottor Balducci per quanto riguarda i problemi dei capelli, Quindi l'omega dove li trovi? Nel pesce? L'omega 3 nel pesce e poi anche un po' diversi, omega 6, omega 9 in tutta la frutta secca. Noci, mandorle, nocciole, pistacchi, semi di canapa. Senti che dice Salva, le proteine, è un grande parrucchiere lui, no? Quindi va lavora anche sulla tricologia, fa questo. Le proteine migliori e più assimilabili, te le aggiungo io Salva, sono nei legumi. Certo, assolutamente. Il problema è che nei legumi, diciamo, sono assimilabili, sì, ma fino a un certo punto, perché siccome i legumi hanno molte fibre, sono incorporati all'interno delle fibre, le proteine molte volte non passano oltre questo filtro di fibre, quindi non vengono assimilati. Allora come fai? Cuoci bene i legumi o fai le zuppe, sai, o li passi. Ma se li cuoci, certo. Le proteine? No,
non si degradano. Sono abbastanza termostabili, dai, sì. A grandi temperature, no, sì, magari, chiaro. Ciao Simo, tutto bene? Noi bene, te se stai bene siamo contenti. Simona dice, io assumo omega 3 due volte al giorno sotto forma di perle. Sì, che dice Simona per i capelli? La quantità di EPA e DHA che è dentro. Dove lo può vedere lei? Nell'etichetta nutrizionale c'è scritto EPA milligrammi, DHA milligrammi per capsula. Quindi io ti dico se sono buoni. Una cura di bellezza, perle e capelli, gli consiglio in generale? Io va bene? Sempre. No, aspetta, ho capito. Ma però dici, diciamo una cura oggi, in questo oggi, momento, allora, cioè una cosa alla portata di tutti, allora, meno chiara. Alimentazione più vegetale di tutti. Okay. E carboidrati più integrali di tutti. Quindi cereali integrali in chicco. Questa è la cosa principale. Chicco, quello naturale, quindi non quello, diciamo, non lavato. Non per esempio il farro perlato, l'orzo perlato, ma quello invece proprio integrale, ok? E poi legumi che ha un colore diciamo scuro, non è chiaro, non può essere chiaro, no, non è se è bianco. Legumi, farine non trattate, quindi non pane bianco, pane nero, multicereali. Ci sono poi diciamo chi ha problemi di celiachia, no, chi ha problemi di glutine. Beh, potrebbe prendere il grano saraceno. Sì, qualche grano saraceno, la quinoa. Certo. L'orzo. Allora, tu dovessi fare una cura cioè naturale naturale in aggiunta prenderei almeno 4 capsule di omega 3 aggiunta. Con quanto con EPA? EPA dai 400 ai 600 mg. Allora ascoltate ragazzi, è il dottor Balducci, quindi scusa ripetere un attimo. Allora, 4 capsule di omega 3 al giorno con un EPA, cioè acido eicosapentaenoico. Ecco, Simona ti dice, aspetta Simona ti dice, EPA 150 mg al D, DHA 300 mg al D e enzima Q10. Cioè, 10, EPA, 30 mg al giorno. Più EPA rispetto al DHA è un acido grasso sbagliato, è un olio sbagliato, perché di solito c'è sempre più, cioè scusami, meno EPA rispetto al DHA è sbagliato. EPA 150, DHA 300 mg. No, deve essere l'EPA al capito, meno, sì, ma ascolta, il doppio del DHA. Ok? Quindi, ma voglio dire, ha comunque un risultato, no? Quindi... Ha un risultato perché fa da antinfiammatorio. No, ma adesso lei sta assumendo questi. Cioè, sì, ha un risultato, però appena le ha finite, ora in questo momento, prima di tutto, ne prenderei il doppio. Capito, Simo? Invece una e una, ne prenderei due e due. Appena le ha finite, deve comprare qualcosa che sia molto più concentrato, se vuole. C'è il coenzima Q10, mi sta dicendo, 30 mg. Il coenzima Q10 è una sostanza che serve per aiutare le funzioni enzimatiche di alcune funzioni enzimatiche, perché gli enzimi sono delle proteine che accelerano in modo esponenziale le reazioni chimiche. Ok, lei ti risponde, è aspetta. Nel colesterolo, per esempio, nel trattamento del colesterolo. Salva dice, io ho sempre ricercato alimenti che aiutano a ossigenare il corpo, alimenti che infiammano il corpo eliminati. Bravo Salva, e per questo sei sempre in forma. E bere anche tanta acqua, circa 2,5 litri d'inverno e 3 d'estate. 3,5 d'estate, cosa ne dici di questo? Certo. Non c'ho Dio. Basta che uno non si senta male. Però fino a due... Cioè, ci sono persone, paradossalmente, ma si possono intossicare anche con l'acqua. Ti salutano dalla Calabria, il grande principe della Calabria. Ciao, principe. Tanta acqua, sai? Qui è Massimo per fare delle domande un po' di tecniche sugli impianti. Ok, mamma mia, eppure aspetta Simona, scusa, rispondo a Simona, poi arrivo. Mamma mia, eppure sono multicentrum, sono buoni, ok, grazie dottore. Il multicentrum? Ma vedi, è una cosa commerciale, il multicentrum va bene. Cosa li consiglieresti? Perché noi si spedisce in tutto un po' molto buoni, si fa pubblicità, però molto buoni sono quelli dell'Enerzona. Altrimenti ti fai dare il mio numero o la mia mail da Massi e ti mando i miei. Che li faccio fare in laboratorio. Senti, vengano fatti in laboratorio, Simo, capito? Quindi non è che se si può pubblicizzare ora qui. Un laboratorio proprio specifico. Se no c'è un'altra marca, è quella della Metagenics, che si chiamano Pufagenics. I Bidin sono ottimi. Bidin sono ottimi. Della ci può essere un esubero, cioè un eccesso di vitamine? E dice, e cosa comporta Salva? Ipervitaminosi, dipende dalle vitamine. Se si tratta di vitamine lipofile, cioè che si sciolgono nei grassi nell'organismo e si accumulano, tipo la vitamina D, tipo la vitamina K. Però è difficile andare in ipervitaminosi. Lo so. Una grande quantità, lo so, Salva. Lo so.
È difficile, di che tipo di vitamine stai parlando? Vitamine del gruppo B? Vitamine del gruppo B? Idrofile, no, le B, le C, no. Vengono eliminate subito, continuamente, cioè voglio dire, te non hai, ecco, le idrofile, quindi quelle che vanno... Ci sono nell'acqua. Quindi e poi dopo vengono eliminate, esempio, dal corpo. Non ha senso, secondo me, prendere mezzo grammo di vitamina C al giorno, perché viene eliminato subito, almeno un grammo. L'eccesso, ci sono anche delle teorie diverse, però. Sì, lo so. Sa, la medicina... è giusta finché non si trova una teoria diversa. Sì, è vero. Più valida. Dimmi cosa ci chiedevano, allora, da Instagram. Vediamo. Ok, questo ti posso rispondere insieme. Allora, chi è questo? Salvatore. Salva, ciao. Senti, ti dico, l'impianto che vedi quindi è un dispositivo medico. Alla fine non utilizza la colla e gli adesivi normali, ma questa membrana a scambio ionico che ha una traspirazione naturale e poi ha un mantenimento antibatterico di tutto quello che è la membrana, va bene? Se vuoi avere magari delle informazioni poi dopo vai a vedere sia sui siti internet 3tionics.com o sicurmed.it, c'è tutta la parte tecnica e medica del dispositivo che vedi qua, insomma, che è un dispositivo medio di classe 1, quindi è antibatterico e va a curare anche la dermatite. C'è proprio scritto proprio le funzioni e questo ti rispondo in maniera chiara. Quindi non hai nessun tipo di problema. Se utilizzassi una colla in adesivo potresti avere problemi. E poi c'era Carmela che chiedeva se con una cute grassa si può utilizzare la protesi e ogni quanto va cambiata. Ti conto, Carmela, ti rispondo, le protesi normali possono creare dei problemi se tu usassi le colle o gli adesivi. La tecnologia 3T che vedi qua, la membrana, quindi questa membrana ha la capacità di equilibrare il sebo, quindi e sfruttarlo per agganciarsi ai capelli, alla pelle. Quindi non hai nessun tipo di problema e mediamente un risultato ben formato sono dai 30 giorni in su, quindi senza nessun tipo di problema. Se vuoi avere informazioni poi li lasci il numero, sono gli 055 88 25 717. Torno da Salva, quindi cioè io alterno un integratore un giorno e un altro giorno, biotina, 5 mg e acido folico. Ottimo direi, Salva, ottimo perché praticamente va a nutrire proprio la cellula correttamente. Yes. Il problema è che, mi raccomando Salvatore, non fare l'errore fin dalla mattina di sbagliarmi la colazione, l'alimentazione, perché se tu mi sbagli la colazione della mattina ti porti dietro l'infiammazione durante tutta la giornata. Hai detto che fai un'alimentazione antinfiammatoria in generale, quindi va bene. Mi raccomando, il nostro compito è nutrire le cellule, non far aumentare gli zuccheri nel sangue con la brioscina o il cornetto. Cioè tu dici, non si può andare dal Neri. No, scusate. No, io non sono uno da bar, scusate, ma io non sono uno da bar. Dottor è un grande, capito? Allora, lui dice, aspettami. Lui dice, sai, no, ho sempre mangiato pulito. Oh, ha sempre mangiato pulito e sano. Salva è un top player. Ottimo. Guarda, tu c'hai uno di quegli adepti, Salva è un adepto, perché poi segue... Ma fa un altro po' più scalato in su, che dici? No. Cosa? Andiamo a vedere, scusate di blu, oggi si è parlato, non si è parlato di te, ma hai fatto un lavoro meraviglioso come sempre. Sì. Un pochino più sfumati, dai. Vediamo un po', allora, guardate il risultato, Carmela, per qui, quindi chi ha chiesto dei risultati estetici poi, no, e funzionali. Allora, ritorniamo, quindi vai a fare una rasatura più alta, quindi... Grazie a tutti, grazie dottore, un abbraccio, grazie, ciao Salva, buon lavoro. Allora, ciao Roberto, ciao Marinella, si stava parlando di capelli e alimentazione, no? Capelli e alimentazione. Mimmo dice, il dottore è il numero uno. Più alto come sfumatura. Che gli consigliavano la spirulina. Spirulina è un'alga molto molto concentrata. Chelante, diciamo. Sali in tanti minerali e vitamine. E può essere chelante a livello intestinale, cioè prende le tossine e le elimina, in poche parole. Però bisogna stare attenti, perché ci sono delle persone che ne abusano e quindi portano via non solo le sostanze attive, ma anche le buone. Però diciamo, una depurazione, mi ricordo che quando c'è stato Chernobyl negli anni... Allora, attenzione, hai ragione. Però il problema qual è? Che la depurazione la devi saper fare. Non puoi depurare un organo tipo il fegato se prima non hai depurato, non hai trattato l'intestino che è sopra.
Quindi se la spirulina oggi che si usa come chelante, è chiaro che non deve essere abusato, no? Però alla fine la puoi usare, però insieme alla chi è lui, come si chiama il ragazzo o la ragazza, non lo so. Simon. Insieme all'alga spirulina devi usare anche Simon, senti, ascolta. Devi trattare l'intestino per riformare le giunzioni serrate, cioè quella muraglia di cellule che devono essere di impermeabilità, perfettamente attaccate, impermeabili. E come può fare Simon se usa la spirulina? La spirulina sicuramente. Poi io farei un mese di un prodotto che è della Metagenics, che io uso quello lì, che si chiama Nutrimonium in bustine. Nutrimonium, cos'è composto? Una busta al giorno. È composto da probiotici, quindi un lattobacillo. Poi c'ha simile al colostro, no? Sì, però più c'ha curcuma, tè verde, quercetina, glutammina, vari minerali e vitamine, sì, che vanno proprio a riformare la permeabilità intestinale. Dopo aver per un mese preso questo, che hai chiuso il rubinetto, allora vai a depurare il fegato e i reni. È inutile depurare i reni. Perfetto. È inutile depurare il fegato e i reni se prima non hai chiuso l'intestino. È come se tu andassi fuori, è come se tu uscissi di casa, lasci la vasca. Quindi a Simon cosa li consigli di aggiungere la spirulina? Io userei Nutrimonium in buste, una busta al giorno per un mese, e poi due capsule di omega 3 al giorno, sempre per un mese. Quindi cosa vai a fare? Vai a trattare la permeabilità intestinale, quindi fai in modo che l'intestino non sia un colabrodo, ma riformi proprio la membrana fatta bene. Cioè al fegato che è sotto non gli deve arrivare merda, perché se gli arriva merda il fegato non sa come fare a gestirla, allora ti manda in circolo colesterolo in più, sostanze tossiche, eccetera. Se te invece prima chiudi l'intestino, il fegato dopo lo depuri tranquillamente. Dice che gli era stato dato il Restax. Non lo conosco, non me lo ricordo io. Restax, ma per problemi, che problemi aveva Simon? Cioè, mi ha detto, io andavo dal dottor Ciao Vincenzo Giglia. Grande dottor Giglia, Firenze, chiedi cosa pensa del Restax integratore che costava anche tanto. Fammelo dire, vai, te lo dico. Aspettaci, lo stesso si fa in diretta, Simon. Dottor Gigli è un noto stimato dottore. Sì, no? Sì. Penso che lui lavori molto sulla problematica dei capelli, eh? Dottor Restax. Gigli è collegato anche da Damiano. Ciao Dami, chi è Dami? Il mito, una storia di successo? Ah, ma per capelli? Restax, sì, sì, ma lui sta parlando di capelli, sì. E prostata, fitocomplesso. Ma lui va a lavorare sull'alfa 5 reduttasi, voglio esatto. Dire, alla fine. C'ha il pino silvestre, che è un antiossidante, c'ha le proantocianidine, eccetera. Poi c'ha la serenoa e la staxantina derivante da un'alga, mi pare. Che è un buon prodotto, ma si parla di altre cose. Cioè, questo è per i capelli. Io ti capito, parlo Simon? Della permeabilità intestinale, che poi indirettamente va a lavorare anche sui capelli, perché alla fine, certo, giusto? È chiaro, certo. Capito Simon? Quindi certo. Per fare un lavoro completo, se il fegato è intossicato e va depurato, cioè, come fai a avere un come fa a star bene, a non essere infermato? Certo, certo. In generale è vero. E alla base di tutti i problemi, oltre alla genetica, c'è un'infiammazione. Se non c'è l'infiammazione non si creano problemi. Quindi prima di andare, il problema arriva sul capelli. I tumori si creano sull'infiammazione. Dicevi, il mirenalogramma, cioè che si fa sui capelli, no? Alla fine ti fa lo stato di salute ti del corpo, lo puoi trovare. Dentro. E certo, quindi devi andare anche a ritroso, Simon. Ci sono questi, il mirenalogramma serve. Ciao Julian, ciao Vincenzo, a Roma ci siamo, sia siamo a Viterbo che a Roma, va bene? Se vuoi ti lascio il numero. Dicevi, quindi dammi un prodotto che possano utilizzare tutti. Per il mantenimento capelli? Sì. Mantenimento ma capelli. Però no, partendo dall'intestino io farei questa formula. Oggi il problema è l'intestino. Parlo in generale, però poi chiaramente ognuno ha le sue, Io parlo nella media, se volete informazioni magari mi contattate e vi insomma se ne parla a voce. Nella media io faccio due volte l'anno un ciclo di Nutrimonium della Metagenics, più due capsule di omega 3 al giorno per trattare la permeabilità. Poi c'è Salva, ha fatto una domanda, vai. E poi prodotto con serenoa di un certo tipo di estratto, Pygeum africanum, sempre
un altro tipo di estratto. Grazie a te, caro. Uso l'ortica, uso il melograno, uso i semi di, l'estratto di semi di lino, perché trattando la prostata si tratta anche il discorso testosterone. Quindi, quindi vai a lavorare sulla parte dell'alfa 5 reduttasi. Reduttasi, esatto. Salva dice, dottore, ma per le donne cosa consiglia di assumere oltre l'alimentazione? Cioè, nel senso, io prendo integratore... Le donne, di, sono, le donne, anche di, le donne molto legate alle... Alte 5 mg acido folico. Le donne lei bisogna, può prendere uguale, se sì, con quale dose? Le donne bisogna vedere il discorso ormonale. Perché così come l'uomo ha soprattutto il testosterone, che gli va a agire sul discorso pelle e capelli e unghie, la donna ha chiaramente testosterone in piccola quantità rispetto all'uomo, ma soprattutto c'ha l'equilibrio estrogeni progestinici. Ci sono tante donne che hanno un eccesso di estrogeni e quindi l'equilibrio con i progestinici. Quindi su questo fatto qui, sull'alopecia da donna, no? Che visto che sono che mancano, sì, quindi una alopecica ha comunque la vitamina D3 sotto i 16, sotto i 15, okay. Qualsiasi. No, no, una donna che ha una alopecia da donna. La vitamina D deve essere sempre trattata. Perché è un ormone che va a regolarizzare tutta l'omeostasi del corpo. Sì, ma poi a parte quello viene praticamente... Su Salva, ecco, lui ti dice, se una donna ha un problema del genere, no? Che tipo di integratori ti li potevi consigliare? Cioè, nel senso, lui le dice, prima prende di acido folico... Prima di tutto deve parlare con un, diciamo, endocrinologo, ginecologo o dermatologo che gli faccia questo tipo di analisi. Cioè... è equilibrato il livello di ormoni, di estrogeni con quello dei progestini. No, lei ti dice, io parlo per uno stile di vita sano, cosa può assumere una donna oltre all'alimentazione corretta per mantenersi in forma con i capelli? Con le... No, omega 3 a palla. Per quanto tempo durante l'anno? Per tutto l'anno, io lo prendo tutto l'anno, 2 capsule al giorno. In certi periodi... Quindi gliela può consigliare, Salva, capito? Ascoltami. Quindi questa è la base di partenza. La base di partenza è questa. Poi che c'entra? Anche gli omega 3 bisogna andarci piano piano, perché se tu ne prendi troppi c'è troppe sostanze antinfiammatorie, allora si perde l'equilibrio. Quindi l'inizio una donna come le 2 capsule al giorno, però dipende dall'epa e dagli altri. Ok, cazzo, questo voleva sapere, ti ringrazio Salva. E piano piano cresce, no? non puoi prendere 12 capsule al giorno. Ok, quindi allora 2 capsule, una la mattina, una la sera. Perfetto, allora avete sentito i consigli del dottor Balducci, può consigliare un omega 3? Un omega 3, prima. 69 buone, che vuol dire? Ciao Maria, te l'ho detto prima. Un omega 3 buono deve essere microfiltrato, quindi senza tossine, senza piombo. Dagli una marca che so che deve avere una quantità di EPA che è più grande di quella del DHA. Una marca che è buona è quella, è la Energy. Secondo me. Ah, Salvatore dice a 369. Ah, quindi fino 369 per consigliare un omega 369. 369 ti conviene prendere omega 3 del pesce in integratore e per il 6,9 mangiare tanto sei finito. La frutta secca. Prendere la frutta secca. Capito? Quindi non Salva un integratore. Capito Salva, quindi omega 3 in integratore e 3 e 6,9 in frutta secca. Frutta secca, okay. Semi di canapa che contengano, diciamo, tutta semi la parte di zucca, sì, certo. Quindi aggiungere i semi omega 6 omega 9. Ok. Allora, grande dottore. Allora, per concludere, che poi ti lascio. Quindi lui dice: ok, omega 3, marchio, scusami. Allora, dammi un marchio. Quelli che conosco bene sono quelli della Enerzona. Quelli sono buoni. Se volete maggiori informazioni mi contattate alla farmacia Balducci, al sito della farmacia Balducci, io vi dico come mi contattate miei. In privato e io sì, vi do il io non mi ricordo le quantità che ci sono nei miei, so che li faccio fare in laboratorio e quando li ho trattati li ho fatti fare bene. Ok, allora un consiglio, quindi attenzione all'alimentazione, Salva, e sarai sempre in forma, va bene, e anche per il nostro fisico e i nostri capelli, quindi certo. Io direi ti ringrazio Salva, grazie a te, continua a seguirci, un saluto agli amici di Instagram, va bene, un saluto al grande dottor Balducci, dacci un finale per questo momento, lo spiego io. E sì, poi noi chiudiamo e... Siamo perfetti, però siamo noi che ci si combina le cose contro la natura e quindi si diventa imperfetti. Grande, questo è un pensiero veramente condivido correttamente, perché nella maggior parte dei casi siamo perfetti.
e poi dopo ci mettiamo nel nostro. Allora, un saluto, un buon fine settimana qui dal miglior canale Capelli Intelligenti, dal presidente Max. Continuate a seguirci, il miglior canale per risolvere e parlare dei problemi dei vostri capelli e trovare le migliori soluzioni e le più innovative. Salve a tutti e buon fine settimana. Grazie, arrivederci, ciao, a presto. Ciao.